Il Viminale denuncia il sindaco di Messina per vilipendio, denuncia voluta dalla ministra Lamorgese, da Cateno De Luca, offese, toni minacciosi inaccettabili. Lui risponde, ci vediamo in tribunale. Al momento i casi positivi in provincia di Agrigento, rilevati sarebbero 57. C'è il primo caso a Lampedusa, altri tre a Licata e si attende l'esito di diversi tamponi. L'inspiegabile silenzio dell'ASP di Agrigento con la stampa. A Favara solo 93 autodenunce, il numero non torna, lo ha dichiarato il sindaco Anna Alba. Questo vuol dire, sempre secondo il primo cittadino, che qualcuno si è dimenticato o peggio ancora ha omesso di autodenunciarsi anche prima della data del 14 marzo. Dobbiamo tutelare la nostra comunità. Il distretto Lion Sicilia, presieduto dal governatore Angelo Collura, dona 70.000 euro alla protezione civile regionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus, soprattutto con l'acquisto di materiali e apparecchiature. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria i comportamenti tenuti dal sindaco di Messina Cateno De Luca perché censurabili sotto il profilo della violazione dell'articolo 290 del codice penale, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. La decisione, informa il Viminale, è stata assunta dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a seguito delle parole gravemente offensive, lesive dell'immagine per l'intera istituzione che lei rappresenta, pronunciate pubblicamente e con toni minacciosi e volgari, proprio in una fase emergenziale in cui dovrebbe prevalere il senso di solidarietà e lo spirito di leale collaborazione, sottolinea il Viminale. Le insistenti espressioni di offese e di disprezzo ripetute per giorni davanti ai media da parte del primo cittadino di Messina all'indirizzo del Ministero dell'Interno appaiono inaccettabili e quindi censurabili sotto il profilo penale, per il rispetto che è dovuto da tutti i cittadini e a maggior ragione da chi riveste una funzione pubblica anche indossando la fascia tricolore, alle istituzioni repubblicane e ai suoi rappresentanti. La Procura di Messina, secondo quanto si è appreso, iscriverà nel registro degli indagati il sindaco per il reato di vilipendio previsto dall'articolo 290 del codice penale. Si tratta di un atto dovuto, vista la denuncia che il ministro dell'Interno ha trasmesso all'ufficio inquirente. Il reato punisce con la multa da 1.000-5.000 euro chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario. Per questo genere di reati, perché si possa poi esercitare l'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, di emissione di decreto penale di condanna, è necessaria l'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Ma come c'era da aspettarsi, il sindaco non arreta, ma anzi rilancia tutte le sue violente accuse. Io la denuncia me la prendo perché mi darà modo di difendermi nelle sedi opportune. Avete consentito di far passare dallo stretto persone e mezzi senza le prescritte autorizzazioni e i controlli. Le prove ci sono perché abbiamo denunciato, anzi le forze dell'ordine hanno denunciato 10 persone non in regola nonostante i presunti controlli a Villa San Giovanni. Ci vediamo in tribunale, signor Ministro, lo dice in un video messaggio il sindaco di Messina Cateno De Luca, sostenendo che lo Stato vuole la testa del sindaco perché ha scoppiecchiato le vergogne di Stato. Il Covid-19 è arrivato anche a Lampedusa, dove ieri è risultata positiva una donna sottoposta al tampone, una docente rientrata da Milano lo scorso 10 marzo. Nelle ultime ore tre nuovi casi a Licata, mentre cresce l'attesa soprattutto per Siculiana, si teme un focolaio all'interno di una casa di riposo e a Raffadali e Palma di Montechiaro, dove sono stati eseguiti diversi tamponi. Per l'Agrigentino ieri sera si era complessivamente arrivati a 57 infetti. I dati forniti dall'ASP alla prefettura, che le ha divulgati in mattinata, parlavano, ma era appunto orario mattutino e non vi figurava nemmeno il primo caso di Aragona, che era stato annunciato invece sui social dal sindaco Giuseppe Pendolino, di 52 positivi. Continuiamo a ripetere con una certa insistenza che in questa emergenza l'ASP di Agrigento, al contrario di quello che accade nelle altre province dell'isola, vedi Caltanissetta, ha deciso inspiegabilmente di non tenere aperto alcun canale di comunicazione con la stampa.
Tutto ciò rende ancora più difficile il lavoro di chi è impegnato costantemente nel voler dare una informazione chiara e corretta. Solo il prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Dario Caputo, ha mantenuto un rapporto costante e quotidiano con gli operatori della stampa, con puntuali collegamenti in videoconferenza, nel tentativo di poter tracciare il punto della situazione nella nostra provincia. Tutto il resto un blocco totale. Di certo non è così che funzionano le cose. In Sicilia non aumenta per fortuna la percentuale di incremento dei contagi da coronavirus. Ieri è stata del 17% come nei giorni scorsi. L'analisi è di Giuseppe Alaimo, dirigente medico della medicina generale dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, epatologo ed esperto in virologia. Ogni sera Alaimo pubblica sulla sua pagina Facebook i dati relativi al contagio in Italia, in Sicilia e provincia per provincia. Qui da noi, osserva il medico, la percentuale di incremento rimane intorno al 17%, come i 2 giorni precedenti. Siamo ancora in ascesa, ma è normale. Il picco lo raggiungeremo probabilmente tra 7-10 giorni. Speriamo di contenere il più possibile, e per far sì che questo succeda, una sola causa: lockdown a tutti i costi. L'appello resta sempre lo stesso: restate a casa. Cari concittadini che seguite Favara Web, salve a tutti. Abbiamo buone notizie perché i dati del Covid-19 sono fermi, quindi noi siamo a contagi 3. Voglio rassicurare la cittadinanza e invitare tutti a uscire sempre il meno possibile. Solo attraverso questo strumento di prevenzione noi possiamo sconfiggere questo virus e ritornare finalmente alle nostre vite normali. Come vedete, noi non ci stiamo fermando un attimo per poter assicurare più servizi possibili e più controlli, ma perché tutto possa concludersi nel più breve tempo possibile, veramente serve la collaborazione di tutti. State a casa, uscite il meno possibile e quando uscite, uscite muniti di mascherine e guanti. Devo ringraziare tutte le signore che stanno collaborando, che ci stanno donando le mascherine. Noi le stiamo dando a sua volta ai supermercati e ai centri analisi perché davvero questa forma di collaborazione ci fa crescere e soprattutto ci fa sentire uniti in un momento in cui siamo così divisi. Soltanto la collaborazione e il buonsenso ci può permettere di superare questa emergenza. Un altro elemento importante: ad oggi i casi di autodenuncia al comune di Faravara risultano essere meno di 100, circa 93. È un dato che non torna. Io penso che tutti coloro i quali sono rientrati siano molto più numerosi. Mi raccomando, rispettate l'autoquarantena, non uscite di casa e non uscite anche dopo la fine della quarantena, se prima non c'è l'autorizzazione da parte dell'ASP. Siamo tutti in fase di indicazioni, stiamo ricevendo le indicazioni, stiamo scrivendo alla regione, all'ASP, perché stiamo chiedendo delle informazioni insieme a tutti gli altri sindaci sui tamponi per potervi dare maggiori info. Ma chi è in quarantena e chi è venuto da fuori non deve assolutamente uscire di casa, deve stare ancora in autoisolamento. Abbiate almeno rispetto della nostra comunità. Noi vi abbiamo accolto perché era giusto farvi rientrare, però voi ora dovete avere pazienza. Rimanete a casa e cerchiamo tutti insieme di superare queste difficoltà. Tutto andrà bene solo se utilizziamo il buonsenso. Buona giornata e a presto. Sono passati appena 3 giorni dall'ultimo modulo di autocertificazione, ma con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la scorsa notte di altre disposizioni, il testo per certificare gli spostamenti muta ancora. Lo ha annunciato il capo della polizia, Franco Gabrielli, che ha spiegato che sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva, che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni.
Il modulo poi esplicita tutta una serie di situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento, in modo da evitare interpretazioni diverse, e dunque tra gli stati di necessità sono compresi ad esempio il rientro dall'estero, la denuncia di reati, gli obblighi di affidamento di minori, l'assistenza a congiunti o persone con disabilità. Cambia infine anche il riferimento alle sanzioni, ora multe amministrative e non più penali previste per chi viola le norme. Intanto, fino al 24 marzo, su 2 milioni e mezzo di cittadini controllati, ci sono stati 110.000 denunciati per il mancato rispetto dei divieti. Buongiorno, vi comunico che ieri sera i Lions, in una seduta in via straordinaria e urgente, tenutasi in via telematica, hanno deliberato di utilizzare 70.000 euro dal Fondo di Solidarietà e destinarlo alla Protezione Civile Regionale. Questa somma di 70.000 euro si integra alle già 10.000 euro che sono state versate da singoli Lions alla Protezione Civile Regionale e quindi di fatto ad oggi la Protezione Civile Regionale è nella disponibilità di utilizzare 80.000 euro. Questo è stato sicuramente un grande gesto di sensibilità da parte dei Lions perché vogliono generare la speranza. Abbiamo voluto rispondere al grido di allarme del Presidente della Regione, venendogli incontro quindi attraverso questo atto. I Lions di Sicilia non si fermano qui. Hanno di fatto da stamattina attivato un conto corrente, quindi l'IBAN verrà distribuito a tutta l'intera comunità siciliana, perché vogliamo costituire un tesoretto che avrà la funzione di provvedere direttamente all'acquisto anche di beni di prima necessità e nei prossimi giorni, prossime settimane, provvedere anche alla distribuzione a coloro i quali ne avranno di bisogno e l'acquisto anche di, per l'acquisto anche di materiale igienizzante e intervenire in quelle circoscrizioni laddove ci sarà la necessità di situazioni particolari. Con questa azione io voglio ringraziare intanto tutti i Lions siciliani, tutti i soci, i Leo. Voglio ringraziare tutti i presidenti di club che mi hanno anche dato l'indirizzo a perorare questa strada. Voglio ringraziare i presidenti di zona, i presidenti di circoscrizione, l'immediato pars, il primo vice, il secondo vice governatore, tutti i pars governatori. È stata un'azione corale. Laddove c'è un bisogno, lì c'è un Lions. Abbiamo dimostrato sicuramente con la compattezza della nostra azione di poter essere presente in questo momento veramente delicato e particolare. Il Presidente della Regione e il Capo della Protezione Civile Regionale Siciliana sono stati entrambi prontamente avvisati e di fatto sapremo come le nostre somme verranno utilmente utilizzate. Io vi ringrazio di cuore e ritengo che il lionismo è anche questo, soprattutto offrirsi e dare il meglio di se stessi pur rimanendo a casa quando c'è davvero bisogno. Ogni atto di solidarietà è un atto che genera in genere anche altre azioni di solidarietà. Io ritengo che questa è la strada giusta. Insieme possiamo. Buongiorno a tutti. L'informazione è potere ed è quello che ci consente di poter decidere guardando con trasparenza i messaggi che ci arrivano. Grande rispetto, ovviamente, e un ringraziamento a tutti i giornalisti che anche sul piano nazionale, a servizio delle emittenti televisive nazionali, stanno facendo un grande lavoro, ma spazio e pari dignità alle emittenti locali. Per una ragione semplice, in questo momento cronisti, giornalisti sono in giro con i loro microfoni. Tra l'altro, non è questa una delle attività alle quali si sta chiedendo di sospendere, proprio perché lo si considera nei provvedimenti del Presidente del Consiglio un servizio essenziale. E allora a questa prestazione che viene fatta, con un'assunzione di responsabilità di parte di professionisti che mettono spesso a rischio la loro stessa vita, va corrisposto ovviamente un sostegno. E io considero che non sia assolutamente opportuno che nel Cura Italia non ci sia un riferimento solo
a questo tema. E voglio dire che non è, con tutto il rispetto, solo un problema di dignità lavorativa di chi presta servizio in questo ambito, ma è un diritto all'informazione, sacrosanto diritto all'informazione, che deve essere garantita a tutti i Lei cittadini. a proposito di questo ha detto che metterà questo problema in evidenza all'Assemblea regionale e al Presidente della Regione. Assolutamente, va dato spazio all'interno del Parlamento regionale per un approfondimento su questo tema. È necessario che ovviamente anche sul piano nazionale, in questa fase che ormai le Camere torneranno presto a pieno regime, vengano messi una serie di proposte emendative per poter garantire questo comparto. Come si Ripeto, è muoverà una il suo questione di... gruppo? Come si muoverà il suo gruppo in questo senso? Ma ripeto, proponendo appunto degli emendamenti che possano andare incontro a questa fase di crisi. Le emittenti locali erano assolutamente già in ginocchio perché, diciamocelo chiaramente, ovviamente anche come dire, le sponsorizzazioni, gli spazi di pubblicità per le aziende che sono preoccupatissime si riducono, per cui questo tipo di servizio va garantito anche attraverso un supporto pubblico. Non mi sembra che ci siano in questo particolare momento alternative a questo approccio. Mezzi e operatori della città metropolitana di Messina sono operativi nella zona dei Nebrodi per l'emergenza neve e dunque per garantire la percorribilità delle strade provinciali. La città metropolitana di Messina si è immediatamente attivata per garantire la transitabilità delle strade di competenza, nonostante la situazione generale di grande difficoltà legata alla gravissima emergenza sanitaria in corso. Coordinati dal responsabile del servizio autoparco Pietro Alito, sono in azione mezzi e personali rientrato in servizio dalle ferie forzate per assicurare la percorribilità stradale e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito nelle zone montane. Sono in azione mezzi spazzaneve e spargisale, ma il problema maggiore è costituito dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature. Il personale è operativo con due mezzi sulla strada provinciale San Piero Patti, Montalbano Ricona, Polverello, Favoscuro, dove c'è una presenza massiccia di neve. Altri due mezzi più una turbina spazzando la strada provinciale Caronia Capizzi, tratto su cui all'altezza di Portella dell'Obolo a quota 1500 metri c'è molta neve. Altri operatori stradali presidiano altre strade provinciali e sono pronte ad entrare in azione se la situazione meteo dovesse richiederlo nel comprensorio di Tortorici, Racuia, Ucria, Galati Mamertino e Longi, mentre altri operano nel comprensorio di Cesaro e San Teodoro. Le operazioni continueranno fino al cessare delle nevicate che dovrebbero intensificarsi fino a domani. Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di venerdì. Vediamo come sul Mediterraneo centrale continuerà a stazionare quest'area di bassa pressione che rinnoverà condizioni di tempo instabili, in particolar modo sulle nostre regioni centro-meridionali, mentre alle alte latitudini europee sono presenti delle alte pressioni che impediscono alle perturbazioni atlantiche di fare il loro ingresso sul vecchio continente. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio cosa attenderci per quanto riguarda la nuvolosità sull'Italia. Ebbene, la presenza, come detto, di questa bassa pressione rinnoverà condizioni di maltempo, quindi con nuvolosità anche compatta, in particolar modo sulle regioni del centro-sud, spiccatamente poi anche sulle regioni del versante adriatico, mentre al nord avremo occasione per qualche fugace schiarita. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per la giornata di venerdì sull'Italia. Come detto, al centro-sud ancora tempo generalmente instabile, in particolar modo sulle regioni ioniche e su quelle del versante adriatico. Al nord e sul medio Tirreno avremo nuvolosità irregolare con possibilità di qualche locale schiarita, ma con tempo nel complesso asciutto. Per quanto riguarda infine le temperature, queste sono in generale rialzo, andremo dai 14 ai 17 gradi. Bene, per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.